Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a trattare un argomento legato ad una tecnica chiamata Russian Tie. Per gli esperti che ci ascoltano sicuramente sanno di cosa stiamo parlando, per tutti gli altri invece, a tutti gli altri invece ci fa piacere raccontare alcune dinamiche che possono svolgersi intorno a questa tecnica molto conosciuta e riproposta in tante scuole di qualsiasi arte marziale. Allora, quando parliamo di Russian Tie, di che cosa andiamo a parlare? Andiamo praticamente a parlare di una tecnica che vede intrappolato il braccio del mio avversario tra le mie due braccia e la mia spalla che spinge sulla sua. Ok? Qual è l'obiettivo di questa tecnica? Avere il controllo sulla spalla, bloccando il gomito e avendo le mie due braccia su un braccio dell'opponente. A questo livello il mio lavoro sarà quello di atterrarlo facendo pressione sulla spalla, ok? Questo è sostanzialmente un tipo di Russian Tie, d'accordo? Anche su questo possiamo andare a valutare alcune varianti, come ad esempio andiamo in Russian Tie e come avete visto io ho il mio piede, la mia gamba dietro la sua, ok? A questo punto in questa maniera la tecnica è sicura perché io riesco comunque sia a portarlo a terra facendo una leggera pressione sulla sua spalla, ok? Che cosa potrebbe accadere però se non sono bravo a fare questa tecnica, quindi se non colgo il particolare? Che facendo questo e nel movimento della colluttazione, non ruotando, facendo solo questo, lui va in ginocchio. Lui rimane in ginocchio, da questa posizione io faccio fatica a fare quello che devo fare, ok? Quindi, come si potrebbe ovviare a questo eventuale problema che vediamo che qualche principiante ogni tanto porta? Andando praticamente a portarsi davanti a lui in questa maniera. In questa maniera io gli blocco l'azione della sua gamba e facendo questo vedete che funziona molto meglio. Quale può essere il problema di questa tecnica se io non la so portare bene? Che se lui è sveglio e capace e io gli faccio questo, lui guarda cosa fa. Ok? Quindi, naturalmente queste cose accadono quando chi porta la tecnica non ha una completa proprietà della tecnica stessa. Ok? Quindi, su questo principio noi vi abbiamo dato alcuni spunti che sicuramente gli esperti all'ascolto possono condividere o sul quale si può aprire un dibattito. Adesso vi andiamo a mostrare le contromisure che ci sono nel caso in cui il Russian Tie non mi venga, ok? Che cosa voglio dire? Vi spiego meglio dimostrandovi la tecnica. Facciamo conto che io mi sono trovato in questa situazione, d'accordo? Però il mio opponente è particolarmente furbo. Bravo, oppure io non sono particolarmente capace a fare questa tecnica, perché magari sono all'inizio, perché la sto ancora imparando, ma mi trovo magari a doverla fare per ragioni X e non ho ben compreso come gestire questo braccio, perché la possibilità che potrebbe accadere nella realtà è che lui questo braccio non lo tenga così molle, ma sia contratto, quindi quando io vado a prenderlo, quando vado ad agganciarlo in Russian Tie, mi chiuda, oh, faccia questo. E per me la vita cambia completamente quando lui fa questa cosa, soprattutto immaginate se lui fosse il doppio di me e fosse molto più pesante di me, ok? E fosse magari anche preparato muscolarmente. Quindi sarebbe una contesa forza contro forza, e tutti sappiamo che nelle arti marziali forza contro forza non funziona mai. Quindi che cosa accade? Che lui va a chiudersi. A questo punto io non riuscirò più a fare questa cosa perché lui chiude il dorsale, chiude forte, se ne va e io perdo il mio controllo. Quindi che cosa ci viene proposto tendenzialmente nella dottrina, in varie scuole lo vediamo applicare. Facciamo conto che perdo questa strategia, mi va a chiudere, vado in chiave articolare, ok? Vado in chiave articolare, a secondo il suo movimento e lo porto giù in questa maniera, ok? Quindi, che cosa sto andando a fare sostanzialmente? Vediamo più vicino. Da questa posizione lui va a chiudere, dai, e io vado a chiudere, ok?
Qui vado in chiave articolare, lo spingo verso la sua direzione, tenendo sempre sotto controllo il ginocchio e lo porto giù, facendo leva sotto praticamente la scena, la spalla. Ok, quindi me lo porto di qua, così, e lui va giù, d'accordo? Un'altra contromisura che viene adottata nel caso in cui la Shantai non venga, questo viene più magari dal judo o dal Brazilian. Vediamo che ad esempio lui va a chiudere, quindi chiude, io vado sempre a controllare in chiave, passo davanti a lui e lo porto in proiezione dietro, ok? E da qua posso poi continuare andando in mostra e facendo quello che c'è da fare, ok? Adesso andremo a dimostrare che queste tecniche, se portate a mani nude, hanno una valenza. Nel caso in cui però il mio opponente brandeggi un'arma e nel caso peggiore un coltello, le cose cambiano notevolmente. Quindi perché presentare questo tipo di trattazione? Perché dobbiamo capire che se ci fossilizziamo su alcune tecniche o su alcuni approcci, gli stessi approcci che a mani nude possono funzionare o quantomeno le alternative che io potrei portare a mani nude non sono le medesime che invece devo portare se il mio opponente brandeggia un'arma. Nel caso specifico, adesso qui lo faremo con un coltello perché è quello che sostanzialmente è più pericoloso. Ok? Noi siamo abituati in tradizione a concepire, quindi tutte le scuole di coltello del mondo serie, avendo portato degli studi statistici su come avvengono questi attacchi, ma poi per chi comunque sia queste materie quale tratta lo sa, la maggior parte degli attacchi di coltello avvengono o dal basso, quindi l'opponente vuole pompare in questa maniera qua, perché è molto più fisiologico per chi vuole fare un'azione di questo tipo partire dal basso, oppure verrà dall'alto, ok? In questa maniera, d'accordo? Adesso noi, siccome dobbiamo andare a trattare il Russian Tie e le sue contromisure, andremo a valutare l'opzione in cui l'opponente mi attacca dal basso, volendo pompare coltellato dal basso. Che cosa vediamo, che cosa ci insegna la tradizione sostanzialmente? Che io dovrò andare a applicare una tecnica di questo tipo, cioè vado a intercettare il suo braccio, e come sempre il concetto di 2 su 1, ok? Lui sta facendo un'azione meccanica con un arco, e io andrò a controllare tutto il suo arto con le mie due braccia e tutto il peso del corpo, perché dovrò dare priorità alla mano armata. A me, se questa fa delle azioni, se è disarmata, non mi interessa più tanto, io ho visto quel coltello e devo andare a trattarlo, ok? La scuola classica ci insegna questo, d'accordo? Sicuramente nelle scuole serie di coltello, quantomeno quelle che la tradizione non insegna a fare questa roba qua, ok? Perché il soggetto semplicemente può uscirne fuori facendo roba di questo tipo qua, d'accordo? Questo per chi tratta questo tipo di materie, secondo nel CAI, lo sa bene. Quindi, cosa vediamo fare dagli esperti? Questa roba qua arriva, vado a controllarlo. Lo controllo, controllo fin quando, nel momento in cui lui molla un po', io riesco a passare dietro, faccio il drag e vado in Russian Tie, ok? In tante scuole di diverse arti marziali vediamo fare questo. Che cosa accade? Di qua sappiamo che lo porto a terra, ma se non dovesse riuscire per gli stessi concetti di prima, lui va a chiudere, anche se io vado a chiudere qui in chiave, lui cosa ha fatto? Passa il coltello dall'altra parte e guardate cosa succede. Avete visto? Quindi se prima questa tecnica poteva avere un senso perché lo portavo a terra, adesso io devo impedire che lui si passi il coltello dall'altra mano, perché se lui è poco furbo o sa quello che fa, vorrà fare quello. Gli verrà proprio istintivo fare queste cose qua, ok? Quindi, cosa devo andare a fare in questo caso? La mia priorità è far sì che questa mano non arrivi al coltello. E prima che lui con questo braccio possa essere più forte di me, perché siamo uno contro uno, devo sbilanciarlo e andare a controllare, ok? Una volta che lui cade per terra con violenza, sicuramente io ho un vantaggio su di lui, perché se io sono di nuovo con tutto il corpo e due mani su una mano sola,
togliendo il coltello, ok? Ok, adesso andiamo a valutare una seconda tecnica, una seconda contromisura, ok? Facciamo conto che siamo arrivati noi in Russian Time. Non mi esce perché lui è forte, è uno di quelli tosti. Va a chiudere, ok? La mia priorità è chiuderlo, impedire che lui afferri il coltello come prima e cercare di fare qualcosa. Quindi, se ho la testa al tiro, sicuramente testate, cercare di recuperare un po' di spazio, sbilanciarlo ed entrare in questa misura, così, entrare in questo modo, in modo da colpire e spostargli la testa dall'altra parte, in modo da allontanare la testa dal braccio e quindi avere un vantaggio su di lui da questo punto di vista. Da qui posso di nuovo andare giù, oppure andare in figura numero 4, vado ad agganciare dallo porto dietro, ok? E qui di nuovo siamo nella stessa condizione di prima, d'accordo? Ora, naturalmente, signori, queste tecniche non sono semplici come sembra quando vengono fatte accademicamente. Cioè, bisogna sempre considerare che tutto questo avviene durante una colluttazione dove c'è comunque sia la forza fisica e lo spostamento nello spazio da considerare, ok? Quindi queste sono tutte procedure che vengono studiate per avere una sorta di sistema da applicare nel caso in cui mi trovo in quella situazione, ok? Ma questo non vuol dire che sia facile applicarle, ma se mi alleno il tempismo, alleno a calcolare lo spazio, alleno a gestire la forza, alleno il principio di armonizzazione, cioè quello di seguire l'avversario nei suoi movimenti e garantire comunque un contatto con lui per poi riuscire a portarlo dalla mia parte. Quindi questi poi sono concetti che vanno analizzati con molta più calma in alcuni contesti del Kali, ad esempio del Modern Armies viene chiamato catena de mano, ma questa è una cosa che poi vediamo nelle classi sostanzialmente. Però comunque studiando questi concetti è normale che poi la situazione è più complessa e richiede anni di studio e applicazione per riuscire poi a portare le tecniche. Quindi con questo non vogliamo dire che sia semplice farlo, soprattutto quando l'opponente in questo caso brandeggia un'arma, nel caso più estremo un coltello, e poi su questo faremo dei video esplicativi, perché la solita cosa che si sente dire è: ah, ma se c'è un coltello scappa. Sì, certo, ma a volte questo non può avvenire, perché se ad esempio sono chiuso all'angolo perché mi vogliono fare la festa, oppure magari c'è qualche mio caro parente tra virgolette ostaggio, in qualche maniera devo intervenire, oppure il mio lavoro mi impone di intervenire. Quindi questa cosa qua di scappare davanti a un coltello non viene sicuramente studiata nei contesti seri di applicazione, okay? Perché a volte può accadere di trovarsi ad avere a che fare con una contesa di questo tipo e non avere via di fuga. Quindi tutto il mondo studia queste cose e tutto il mondo non dice che siano semplici, però danno degli strumenti di lettura, il che è un vantaggio, non una incitazione al combattimento con chi ha il coltello. È una cosa ben diversa che deve essere spiegata molto bene a chi vi insegna le cose, ok? Adesso andremo a vedere quali sono le problematiche della contromisura che proveniva dal judo, dal Brasile, nel caso in cui noi andiamo ad applicare una proiezione a terra su un soggetto armato di coltello. Quindi a mani nude può funzionare perché comunque lo proietto e poi lo vado a controllare in monta. Quando invece c'è un'arma, questo potrebbe essere un problema perché non ho il pieno controllo del braccio armato. Andiamo a vedere. Quindi supponiamo che il soggetto si trovi nella medesima condizione di prima, mi va a chiudere, ci ricordiamo prima cosa abbiamo fatto, andiamo a raddoppiare, ok, a questo punto che cosa succede? Vado davanti a lui come abbiamo fatto prima e vado a proiettarlo, ok? Vedete che in questo caso, guardate, io ho il coltello praticamente qui, vedete? E anche se io sono in chiusura, lo vado a controllare, però lui qui potrebbe fare qualcosa su di me. E guardate dov'è? L'arteria femorale, d'accordo? E quindi un sacco di problemi. Oppure l'addome, d'accordo? Quindi, se a mani nude questa cosa può funzionare, perché io comunque
atterro il soggetto e poi vado in monta, con un'arma questa cosa sicuramente ci dà dei problemi. Quindi il messaggio che vogliamo trasmettere con questo video è appunto che non tutte le tecniche valgono in maniera universale. Bisogna quindi calcolare, valutare sempre il contesto e avere un'enciclopedia di tecniche e un'enciclopedia di esperienza nell'applicazione, perché devo arrivare ad avere un'elasticità mentale tale per cui, in relazione alla preparazione fisica e alla preparazione psicologica nel gestire comunque sia l'ansietà del combattimento, io riesco a portare delle tecniche idonee al tipo di contesto. Grazie per l'attenzione, alla prossima.